Nogaru Santa Vittoria è uno di quei paesi che fanno parte della cosiddetta Quinta Sardegna, ossia di quell'insieme di piccoli e piccolissimi comuni che non sono distribuiti geograficamente in un'unica area, ma che rappresentano il luogo dove è meglio conservata l'identità, la cultura e l'aspetto sociale della Sardegna. Noi siamo comunità che offrono una qualità della vita molto alta, a prescindere dalla situazione economica che le persone si trovano a vivere. Ed è per questo motivo che da noi, nei nostri paesi, dove si mangia sano, si respira aria sana e pulita, le persone hanno la possibilità di vivere bene la loro lunga, a volte lunghissima vita. Oggi abbiamo a Nogaru, una donna di 103 anni, altri una donna e un uomo che hanno compiuto 100 anni, altre due donne che compiranno 100 anni nel corso del 2020, e ne hanno quindi adesso 99 e mezzo, e diverse persone che sono arrivate alla soglia dei 98-99 anni. Quindi ci riteniamo uno dei comuni col più alto numero di centenari o quasi centenari della Sardegna, e questo non può che farci piacere. È ovvio che è importante che tutte le istituzioni a tutti i livelli lavorino affinché i servizi dedicati alla persona e quindi la tutela della loro salute e un welfare che funzioni siano oggetto delle nostre politiche. Questo è un dovere, è un impegno che tutte le amministrazioni locali dei comuni come Nogaru devono prendersi.